Ciao Vivi, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Sono così felice perché sono appena tornata dalla posta. Ieri era l'8 marzo, oltre che la festa della donna, il giorno in cui finalmente è uscito Lady Midnight di Cassandra Clare, la nuova saga di Shadowhunters. Io ovviamente ero fuori casa e ovviamente è arrivato il corriere e ovviamente non c'era nessuno e quindi il pacco è tornato in posta. Quindi sono appena tornata a casa dalla posta ed eccolo qui. Pacco, sono felicissima, non pensavo mi arrivasse proprio l'8 marzo, infatti sono uscita proprio tranquilla e ho detto vabbè chissà quando cavolo mi arriva, perché è il mio primo acquisto da Book Depository e direi che per ora è un acquisto positivo più che altro per il termine in cui è arrivato, cioè l'ho ordinato ok a mesi fa, quando l'hanno messo praticamente in disponibilità per il preordine, ma non fa niente perché comunque è arrivato proprio l'8 marzo. Invece ho notato che su Amazon purtroppo non è ancora disponibile e soprattutto se vedete copertina flessibile è un errore di Amazon perché per ora c'è solo in copertina rigida. Se vedete foto di copertine flessibili vuol dire semplicemente che sono libri che sono stati dati prima ancora dell'8 marzo e quindi sono ad esempio stati dati a booktuber, blogger o personaggi famosi perché lo leggessero prima, ma per ora come Lady Midnight c'è solo la copertina rigida e ripeto, io l'ho preso da Book Depository, ma potete trovarlo penso anche su Amazon. Sono eccitatissima, cominciamo con l'unboxing. Io non ho, ripeto, mai comprato niente da aiuto, da Book Depository, ma ripeto, almeno per ora, per il tempo in cui ci ha messo, è super positivo perché mi aspettavo che ci mettesse molto di più. È stato spedito comunque, se non sbaglio, il 1° marzo, ma insomma ci ha messo 8 giorni e sono felicissima. Lo sto aprendo, odio. Allora. Mio Dio, un mattone. Oh mio Dio. File. Oh mamma. È bellissimo, mio Dio, è un mattone gigantesco. È stupendo, sbrilluccica, guardate la meraviglia. Io questo qui da Book Depository l'ho pagato 20 euro circa. Oh mio Dio, Oh mamma. È stupendo, è davvero davvero bellissimo. Questa è, hanno detto che ci sarebbe stato per le prime edizioni un timbro con la firma di Cassandra Clare. Non è proprio la sua firma, cioè non ha messo le mani su questo libro, ma è proprio un timbro dove c'è la firma di Cassandra Clare. Ma è la perfezione, mio Dio, come sbrilluccica. A parte, ragazzi, la copertina. La copertina, questa è ovviamente Emma. Oh, mio Dio, è stupenda, è bellissima. Allora, in questa edizione poi ci dovrebbe essere un capitolo in più. Ora io non mi voglio fare spoiler, però diciamo che le pagine in totale sono. Aiuto. Allora, sono 668 pagine più il capitolo a parte che non ha il numero delle pagine, però comunque è un bel po', credo che sia da qui in poi, insomma, il mio dito. E mio Dio, è enorme, quindi sono 668 pagine, non vedo l'ora di leggerlo. Questa è solo la prima edizione che avrò perché ne ho comprata un'altra che sarà autografata dalla Claire, questa volta davvero autografata dalla Claire, non vedo l'ora che mi arrivi, e poi ovviamente quella italiana che mi arriverà la settimana prossima e quella l'ho preordinata su Amazon e dovrebbe arrivarmi proprio il 15 marzo quando uscirà la copia italiana Signora della Mezzanotte, ovviamente non c'è da fare il paragone con la copertina perché questa è stupenda, oh mio Dio, io adesso non posso troppo sclerare perché c'è gente in casa, però sappiate che dentro sto urlando, è stupenda. È bellissima, adesso la metto in libreria direttamente così perché avrò bisogno di vederla. Non inizierò a leggerlo subito perché ho un esame da fare e lo leggerò penso dalla settimana prossima, però non vedo l'ora. Quindi spero che l'unboxing vi sia piaciuto. Io adesso vado a studiare, però ogni tanto mi girerò verso la mia libreria ad ammirare questa meraviglia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!